A titolo personale, l'onorevole Sgarbi, prego, 2 minuti. Gentile Ministro, onorevoli colleghi, c'è una grave emergenza democratica nella giustizia, grazie alla indifferenza delle istituzioni, anche questa, e alla stessa azione asimmetrica contro l'autonomia della magistratura del Ministro Bonafede. È stato infatti arbitrariamente revocato e trasferito a Torino il procuratore Lupacchini, la cui azione irreprensibile ha semplicemente indicato la verità. Su 330 arrestati, e lo sanno bene gli amici del PD, 90 sono stati scarcerati. Dopo un'azione spettacolare con 4.000 esponenti delle forze dell'ordine e dopo un grande polverone giudiziario. Ebbene, Lupacchini ha detto la verità. È stato trasferito per aver detto la verità. Nessun provvedimento è stato preso contro il procuratore Gratteri in favore di una pubblicità che è legata non alla verità dell'azione, ma a un'azione volta alla umiliazione dei calabresi, quando egli ha dichiarato: sto derattizzando la Calabria, non con il fioretto ma con la scimitarra. Per derattizzare la Calabria, detto davanti a una scolaresca, ho bisogno di non rispettare le regole. Sono un eversore, a me le regole non interessano. Ora, tutto questo, con l'aggiunta, si vogliono non 200 volte, ma grazie, onorevole Sgarbi. Queste parole dovranno essere, dovranno grazie, rispondere di questo, Sgarbi, caro Ministro. Grazie.